Inoltre, non stiamo parlando dei gattini che ci sono su Facebook. Wikipedia è attenta, e questo è una cosa credo decisamente meritevole, di prendere la conoscenza, organizzarla, strutturarla e ridurre quel rischio di inondazione di informazioni, perché qui quantomeno, ok, Wikipedia in italiano ha 1 milione di voci, un po' troppe cose, però si tratta di un'informazione strutturata, condensata dove possibile, organizzata. L'idea è quella appunto di renderla fruibile, accessibile e quindi anche più sfruttabile. Infine, appunto, la critica delle fonti. La critica delle fonti, soprattutto oggi, soprattutto con il proliferare di blog, di commenti sui social network, ma anche sull'inattendibilità delle nostre fonti di informazioni più ufficiali e istituzionali, è giusto insegnare la critica delle fonti, la critica di ciò che si legge. Appunto, un articolo che non mi porta dati è un articolo meno attendibile, e questa è una cosa che si dovrebbe insegnare